viabilità al comune di Napoli. Siamo in una delle principali vie cittadine del centro storico, che è via Manzini, che era una via bellissima, dove sono presenti dei famosi monumenti napoletani, oggi transitatissima da macchine, perché tutti coloro che oggi accedono al centro storico, a Piazza dei Priori, sono costretti poi, per poter uscire, a percorrerla e addirittura non a ritornare in via Cattamellata, ma ad arrivare alla famosa strada della costa e scendere quindi fino al ponte di Augusto, ad un incrocio pericolosissimo. Ma come quell'incrocio ce ne sono moltissimi nel comune di Narni che gridano vendetta. L'incrocio di Ponte San Lorenzo, che sono anni che aspetta di essere risolto, l'incrocio addirittura nelle rotatorie a Narni Scalo, anni che non vengono realizzate. E voglio dire a tutti i cittadini narnesi che questa è una tipica responsabilità dell'amministrazione comunale. Perché? Perché i fondi regionali c'erano e queste infrastrutture non sono state realizzate perché non erano stati fatti i progetti. Di chi è la colpa? Non lo so, fate voi, ma attualmente la viabilità è uno dei note, delle note dolenti dell'amministrazione comunale napoletana, che non trovano soluzioni. È vero che corrispondono a realizzare le strade grosse risorse, ma quello che è importante comunque è che questo discorso va comunque progettato, va realizzato, perché Narni ormai ha necessità di dotarsi di infrastrutture moderne per assicurare naturalmente ai cittadini una viabilità ed un traffico che sia all'altezza di quella che è attualmente l'esigenza cittadina.